Era un derby ed era anche un testa a coda. Di sicuro alla fine la seconda in classifica, Joint e Welding Feltre Basket, ha rispettato il pronostico, battendo davanti al proprio pubblico il Veneto 21 Valbelluna. 65-52 è il punteggio finale, indirizzato dai feltrini nei primi due quarti. Successo meritato, ma ad ogni modo i biancorossi ospiti, giunti alla sedicesima sconfitta in altrettanti incontri, non hanno affatto mal figurato. La partita è stata risolta nei primi due quarti, dove ovviamente abbiamo avuto delle percentuali ridicole, non entrava niente e a loro erano molto precisi, è entrato tutto, lì si è creato il divario, però i ragazzi non hanno mai mollato, sono orgoglioso di come hanno approcciato la partita e soprattutto come hanno reagito nei momenti di difficoltà. Nonostante qualche errore al tiro, soddisfatto il tecnico del Feltre Damiano Scanu, che con la sua formazione continua così l'inseguimento alla capolista Pieve di Soligo. Io penso che non abbiamo sottovalutato la partita perché abbiamo difeso molto molto bene. E quindi abbiamo sostanzialmente sempre fatto quello che avevamo preparato durante la settimana. Purtroppo in attacco abbiamo sbagliato tanti tiri aperti e pagato una giornata un po' storta di qualche tiratore nostro che oggi ha praticamente sparato a salve.